Salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti a questo nuovo video. Io sono Jack e oggi finalmente riesco a portarvi il wrap up di febbraio. Ragazzi, non ero riuscito a fare prima questo video perché c'è stato quel problema a internet che comunque rinnovo sempre il mio vaffanculo alla team, che nonostante io abbia risolto il problema continua a chiamarmi per farmi delle promozioni. Cioè, questo vale sia per la team che la Vodafone. Andatevene tutti a cagare. Sia chiaro, comunque, dopo questa piccola parentesi e questo breve periodo che per me è stato come se fosse stato un anno, sono tornato e oggi vi porto davvero le mie letture. Il mese di febbraio, chiaramente, è il mese più corto, ha 28 giorni, ma sono riuscito comunque a leggere bene o male qualche libro. Mi sembra 5, adesso ve li presento. Il primo che vi presento è un libro che tecnicamente rientra nel wrap up del primo mese dell'anno, di gennaio, e ve lo accenno semplicemente perché è davvero un bel libro che io l'avevo letto alle medie, ma non mi ricordavo per niente, del diario di Anna Frank. Ve lo accenno semplicemente, al massimo vi lascio qui nelle schede la mia recensione fatta a questo libro, perché è un libro che io ho riletto, sono contento di averlo fatto, di aver rifatto questa rilettura, perché eravamo vicini comunque al giorno della memoria e non me lo ricordavo, e davvero è un libro fatto davvero molto bene in forma di diario. La storia più o meno la sapete tutti, però voglio sempre ripetere che questo libro è importante da leggere. Cominciando effettivamente con le vere letture di febbraio, perché questo l'ho finito effettivamente il primo febbraio, ho letto finalmente, anche qui parliamo sempre di libri che in teoria bisognerebbe leggere alle medie, ma io non ho fatto per motivi di stupidità, cioè proprio del mio DNA. Sto parlando della Fattoria degli animali di George Orwell. Questo libro è uscito anni e anni fa, addirittura prima di 1984, è diciamo un distopico. Anzi, io l'ho classificato nell'anti-utopia, perché George Orwell ci presenta questa ipotetica società dominata da questi maiali che prendono il potere in questa fattoria, che era gestita chiaramente da un fattore, dal fattore Jones. E diciamo che la casta dei maiali è quella che prende il comando, considerati più intelligenti dell'AIA. Però le cose non andranno per il meglio, perché diciamo che i maiali si riveleranno esattamente, se non peggio, dell'essere umano. È un libro che mi è piaciuto davvero tanto. Questo è un'edizione di Famiglia Cristiana, e comunque continuo a dire che mi sorprende che non sia ancora andato a fuoco tra le mie mani. Questa edizione ha più o meno 115 pagine, però in realtà forse sono un filino di più, perché questo è scritto praticamente in font 1 e vabbè. Però è un libro che si fa davvero in breve tempo, perché è molto scorrevole. E se avete il minimo dubbio di sprecare il vostro tempo leggendo questo libro, no, perché è un libro che è una bellissima satira politica, e io in tutti diciamo i personaggi io ci ho rivisto delle figure storiche, dei fatti storici. Quando è stato cacciato per esempio il fattore Jones, era un fatto riconducibile alla cacciata dello zar Nicola II ai tempi della rivoluzione russa. I due stessi maiali, Napoleon Palladineve, ricordavano un po' Trotsky e Stalin. Comunque è un libro secondo me è denso di significato. Anche di questo ho fatto la recensione, che vi lascio qui nelle schede, e consiglio a tutti, ma penso che più o meno tutti l'abbiano letto. Però chi non l'avesse letto o gli venisse voglia di rileggerlo, Jack dice sì, perché è veramente un libro fantastico. Contentissimo di averlo letto. Andando avanti, sempre con un libro davvero piccolo, ma che mi ha fatto scoprire un autore di cui sapevo davvero poco, ed è Alan Bennett. E ho letto come suo primo libro questo, con La Betty in copertina, La sovrana lettrice, un libro che ho adorato. 95 pagine, e questo oltretutto l'ho comprato quando c'erano gli sconti degli Adelphi, e il costo di copertina è 8 euro, io l'ho pagato 6, quindi me l'hanno tirato dietro. Davvero fantastico. Ho scoperto di adorare Alan Bennett perché l'umorismo british mi piace, perché è sempre quel tipo di umorismo che non ti fa proprio sguaiare, però è molto sottile, però molto divertente per i miei gusti. Chiaramente non può piacere a tutti. Lo paragono un po' a quello di Arto Pasilina, comunque degli autori nordici, e a me piace questo tipo di umorismo. E il libro parla, diciamo, della Betty, che vedetela un po' come una storia un po' assurda, un po' surreale, perché chiaramente noi non sappiamo se lei è una canita lettrice. E lei, per un caso fortuito, incontrerà questa biblioteca ambulante, e da lì inizierà il suo viaggio, diciamo, in mezzo ai libri, perché diventerà davvero una canita lettrice. E questo libro ci fa riflettere su
cosa vuol dire portare un hobby, un passatempo davvero all'estremo. Però è una lettura davvero molto piacevole e ho davvero adorato Alan Bennett, infatti ho recuperato altri suoi libri che poi vedrete comunque nel wrap-up, perché comunque ce n'è un altro qui del signorino. Ve lo consiglio vivamente, comunque anche di questo ho fatto la recensione, fantastico. Vai grande Betty! Andando avanti con un libro di tutt'altra mole, ma che diciamo che non è che mi abbia fatto esaltare, sto parlando di Sleeping Beauty di Stephen King e Owen King. Questo libro costa 21,90€ per 670 pagine, 650, non mi ricordo neanche, non fatemelo aprire perché non voglio più aprire questo libro. Non so se state capendo che a me questo libro non mi ha fatto esaltare. È una lettura, diciamo, piacevole, ma se avessi saputo che c'erano dei contenuti di questo tipo forse avrei skippato e lasciato perdere, perché questo libro, scritto da Stephen King e Owen King, che comunque io ribadisco la mia idea che è solo opera del figlio, cioè nonostante comunque dicono di averlo scritto a quattro mani, è più farina del sacco di Owen, secondo me. Quest'idea per questo libro è nata a Owen per una serie TV, e secondo me come serie TV funzionerebbe davvero molto molto meglio rispetto a un libro. La cosa che non ho sopportato di questo romanzo è che si presenta come libro femminista, ma di femminismo qui dentro c'è davvero ben poco, anzi è un femminismo, cioè visto magari dal punto di vista di due uomini, mettiamo, però in un totalmente sbagliato, perché qui in questo romanzo si parla che tutto il genere femminile è buono e caro, nonostante siamo in un carcere femminile dove ci sono assassine, stupratrici, spacciatrici o un insieme delle cose, e invece il genere maschile è brutto, sporco, cattivo, stupra, picchia, violenta, cioè tutte queste cose qui, e cioè sono proprio degli stereotipi, e la cosa a me non è troppo andata giù. Sinceramente è una lettura carina, originale la storia di questo virus che si diffonde e colpisce solo le donne. Aveva dei buoni presupposti perché è diviso in tre parti. La prima era ok, la seconda cominciamo ad andare verso il declino, la terza, che è il finale, è troppo striminzito e no. Comunque se volete leggerlo, chiaramente potete farlo. Io vi dico la mia, secondo me è tempo perso, oltretutto costa 21,90€ e il costo è un po' proibitivo, quindi io vi consiglierei di leggere qualcos'altro di Stephen King, perché ha fatto molto di meglio. Questo per il costo, per la storia, per le idee che ci sono dentro, forse è meglio lasciar stare. E è un peccato, però comunque la vita va avanti. Andando avanti con gli ultimi due libri, che io non vi ho ancora fatto la recensione per motivi che comunque sono sempre collegati alla cazzo di Tim, che ribadisco, spero che gli caghino in testa 2000 uccelli. Ho letto questo libricino che, di cui non so l'autore, ma nessuno lo sa, ed è Alice, i giorni della droga. Questo libro è uscito nel 1970, sono praticamente l'insieme di due diari di una ragazza di cui noi non sappiamo il nome, ma che noi chiamiamo, adesso ve lo dico io proprio così allegramente, Alice. Viene solo fatto riferimento una volta nel libro, cioè proprio in una piccola frase, al nome Alice, però noi non sappiamo effettivamente il suo nome, ed è praticamente la storia di questa ragazzina adolescente degli anni 70 che, diciamo, ha una vita un po' travagliata, nonostante abbia una famiglia molto amorevole, un fratello, una sorella. Lei entra nel mondo della droga e da lì non riuscirà più a uscirne, scapperà di casa, farà tantissime cose. È un libro di quasi 200 pagine, ma che scorre davvero, cioè lo leggete davvero in fretta. Sono più o meno tutti in ordine cronologico, ma alcuni mancano i giorni, perché nonostante non ci sia l'autore, sia stato pubblicato in forma anonima, il proprietario del copyright è questa Beatrice Sparks, mi sembra, se non dico una cazzata, ed è una psicologa famosa americana, e lei dice che si è ispirata per la pubblicazione di questo libro alla storia, ai diari di una sua paziente, però ammette che comunque determinate cose all'interno di questo romanzo sono eventi un po' romanzati, ispirate a delle storie di altri adolescenti che lei ha conosciuto e bla bla bla. Però diciamo è un libro piacevole, non mi ha fatto esaltare perché comunque io già, sapete, non adoro particolarmente i bambini, qui si parla di adolescenti, però gli manca qualcosa. C'è molta cattiveria in questo romanzo e ci fa capire davvero quanto i ragazzi possono essere davvero stronzi, però ci vuole far capire perché il libro si conclude con la morte della ragazza. Non vi sto facendo uno spoilerone grande, perché il senso di questo romanzo, che comunque credo che ci sia scritto proprio anche dietro nella trama, è proprio puntare l'attenzione sul fatto
fatto che lei è una delle innumerevoli persone, nonostante noi non sappiamo precisamente per cosa sia morta lei, però vuole denunciare, vuole testimoniare il fatto che in quell'anno, ma comunque la statistica che è aumentata nel corso degli anni, quante persone muoiono per causa della droga. In quell'anno, nel 1970, ne sono morte 50.000, per darvi un'idea. Quindi questo libro vuole far capire che le persone che sono entrate nel mondo della tossicodipendenza, una volta che sono entrate, ci combatteranno tutta la vita, perché la tossicodipendenza, anche quando uno ne esce, è come, vedetela come un lutto, perché è una cosa che più se ci pensi e ci ripensi ti continuerà a far soffrire, ma è una cosa che non fa soffrire solamente il diretto interessato, ma ha una conseguenza anche sulle persone vicine, magari alla persona, chiamiamola tossica, che possono essere la famiglia, gli amici, cioè fa riflettere su le conseguenze che può portare la dipendenza anche sulle persone che ruotano attorno a, per esempio, la persona affetta da tossicodipendenza. È un libro carino, non eccelso, carino secondo me per i temi trattati. Traspare anche da questo diario il senso di solitudine che aveva questa ragazza, perché lei vede in questo diario l'unica valvola di sfogo e l'unica cosa che la mantiene ancorata alla realtà e non la fa impazzire totalmente, perché a differenza di altre persone tossicodipendenti di quegli anni, per esempio, lei è l'unica cosa che, diciamo, che la contraddistingueva, il fatto di aver avuto questo diario su cui ogni giorno più o meno regolarmente buttava giù i suoi pensieri. Ripeto, è un libricino che si può provare a leggere, a me non ha fatto, diciamo, impazzire, una lettura che comunque va abbastanza spedita e c'è di peggio nella vita. L'ultimo libricino del mese appartiene sempre ad Alan Bennett, e anche qui io vi dicevo nel video della sovrana lettrice che io volevo leggere e recuperare qualcos'altro di Bennett, e ho recuperato, grazie sempre alla mia amica Cuore di Cipra, che quando sono andato a casa sua mi ha detto: senti Jack, visto che io ce l'ho, te lo do volentieri, quindi ti ringrazio un casino Diana, e mi ha dato Nudi e Crudi, e a tempo di libro ho recuperato La cerimonia del massaggio, e per il momento sono i tre libri che avevo intenzione di leggere, ma recupererò sicuramente altro dell'autore perché mi piace davvero un sacco. Questo libro, a differenza della sovrana letterice, mi è piaciuto un po' meno. Parla della storia dei coniugi Ramson, Mr. e Mrs., che sono una coppia senza figli, che abitano a Londra. Lui, il signor Ramson, è un uomo pedante, diciamo grigio, che ha la fissa per Mozart, e invece lei è una casalinga abbastanza apatica, e diciamo che una sera, quando tornano da teatro, si trovano la casa completamente svaligiata, ma non svaligiata magari da, non lo so, gli oggetti di valore, ma da tutto. Quindi manca il letto, manca il frigo, manca addirittura l'arrosto che era in forno, manca tutto, e loro si ritrovano esattamente nudi e crudi. E fin qui, fino a metà del libro, secondo me reggeva, nonostante era già abbastanza assurdo, però se si fermava lì dava un buono spunto per riflettere sul valore degli oggetti materiali, che forse è meglio, per esempio, fare un, non lo so, corso di inglese o un viaggio, che sono cose che comunque ci porteremo dentro sempre, e non fissarsi troppo su oggetti materiali, per esempio come può essere un libro, che ce lo possono portare via da un momento all'altro. E secondo me, se si fermava fin qui, già avrebbe retto e sarebbe stato molto carino. È comunque divertente, un po' freddino, ma andando avanti poi la cosa diventa veramente troppo assurda, divertente per l'amor del cielo, però a un certo punto dici: no vabbè, ma che ti sei fumato, ragazzo mio? E per questo mi è dispiaciuto. Non è totalmente merda, però secondo me non arriva al livello della sovrana lettrice. Sicuramente una lettura che si può fare tranquillamente, il prezzo di copertina non lo so, però comunque non siamo sopra i 10 euro, oltretutto siamo sempre sullo stesso numero di pagine, sono una novantina di pagine, 95, lui gli piace il numero 95, va bene così. Ma è una lettura, secondo me, che ho apprezzato per il fatto che fa riflettere, concentratevi soprattutto nella prima metà del libro sul valore degli oggetti. Che cosa provereste se vi portassero via i vostri oggetti più cari, più personali? Magari non cose di valore, ma magari la fotografia, non lo so, di vostra nonna, o cose comunque di questo tipo. Come se aveste subito una violenza. È un peccato che poi veramente sfocia nel no sense più totale. E vabbè,
Io con questo ho concluso le mie letture di questo mese, del mese di febbraio. Ragazzi, finalmente sono riuscito a farlo. Adesso vi porterò e vi farò il video dei preferiti. Io comunque vi invito e vi dico sempre le solite cose di fine video. Vi invito a mettermi un mi piace se il video vi è piaciuto. Vi invito a iscrivervi se non l'avete ancora fatto. Io qui sotto vi lascerò i link di tutti questi libri, che se li volete recuperare tramite la mia affiliazione mi aiutate e sostenete il canale, così cresceremo insieme, crescerete addosso a me come un fungo. Vi lascerò anche tutti i miei social, Goodreads, Facebook, Instagram, bla 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 bla. Vi ricordo l'appuntamento sempre tutte le sere su Instagram, la live, che sarà più o meno alle 8, però dipende sempre dai miei impegni, se devo andare a fare delle sfilate di Victoria's Secret. Vabbè, comunque più o meno l'orario è sempre più o meno quello lì. Niente, io con questo vi posso solo salutare e ringraziare, e noi ci vediamo al prossimo video.